Allora, inizio settimana, il lunedì inizia a farci compagnia per 5 pomeriggi il coro di... Il coro La Fontana di Cupello. Abbiamo, diciamo così, percorso ulteriori chilometri. La settimana prossima poi ovviamente ci sarà l'ennesimo coro. Il coro La Fontana che ci ha accolto in maniera straordinaria. Tantissimi anni di attività da parte di questa associazione, molti scambi culturali, molti viaggi per portare la musica tradizionale abruzzese fuori dai nostri confini e soprattutto riempire il cuore dei tanti abruzzesi costretti ad emigrare all'epoca per cercare lavoro e per cercare fortuna. E questo è il messaggio, credo, più importante, portare l'Abruzzo appunto fuori dai confini per far sentire ancora di più abruzzesi anche chi è stato costretto all'epoca ad abbandonare la nostra terra. E poi all'interno del coro, ovviamente, le tante interviste che abbiamo realizzato con Mario Giacchetta e Nico Centurame, che ringrazio, per farci conoscere un po' di più non solo il presidente, ma anche e soprattutto l'amministrazione comunale che tiene viva e tiene in vita soprattutto la speranza e la gestione di questo coro e soprattutto i membri dello stesso gruppo corale che con tanta passione portano avanti questo progetto. E allora Lorenzo, non perdiamo altro tempo, andiamoci subito a guardare insieme la prima puntata dedicata al coro La Fontana di Cupello. Amiche ed amici di pomeriggio, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani. Il nostro tour con i cori d'Abruzzo continua, con noi Paolo Bernabè che ci accompagna come sempre ogni settimana. Oggi siamo a Cupello, provincia di Chieti, patria del carciofo. Il carciofo di Cupello è rinomatissimo e siamo anche orgogliosi come abruzzesi di avere diciamo una zona vocata a questo carciofo che viene commercializzato in tutta Italia. Incontriamo il coro La Fontana. La Fontana è un coro costituito nel 2006, non è un coro molto antico, però diciamo in questo breve tempo, perché abbiamo incontrato gruppi che hanno fatto 50 anni, 40 anni e anche di più. Questo è un coro diciamo giovane, relativamente giovane, però in questo breve tempo ha fatto tante cose, soprattutto gli scambi culturali con tutta l'Europa, perché loro hanno cominciato con questo percorso di scambi culturali anche con la collaborazione della Comunità Economica Europea e praticamente hanno avuto ragione, perché hanno fatto delle cose interessanti. Hanno presentato dei progetti Dei importanti, lo progetti. possiamo dire, ovviamente finanziato, ma quando un progetto viene finanziato vuol dire che insomma, è stato Progetto valido, presentato, ma anche esatto, perché con sotto il tutti. profilo culturale ha una valenza importante. In un territorio così sono venuti anche gruppi della Danimarca, gruppi della Bulgaria, insomma, è stato un momento importante, che un coro quando nella sua attività fa cose così, penso che sia una spinta, sia un qualcosa in più che li manda avanti, li tiene vivi, insomma, perché
fare le solite serate, fare le solite cose, può, un po', diciamo che spegne l'entusiasmo. Essere, spegne l'entusiasmo. Invece questi hanno iniziato questo percorso e hanno avuto ragione. Assolutamente. Allora, con Mario Giacchetta e Nico Centurame e ovviamente insieme a Paolo Bernabei entriamo in sala perché andremo a conoscere e soprattutto ad ascoltare il coro La Fontana qui di Cupello. Seguiteci. Thank you.
E allora eccoci qui tornati dopo l'annuncio del nostro Paolo Bernabei che ci ha accompagnati proprio qui a Cupello, patria del carciofo e non solo. Io ho il piacere, anzi noi di Rete 8 abbiamo il piacere di essere stati accolti dal sindaco, dal primo cittadino Graziana Di Florio, che ringrazio per appunto l'accoglienza. Palazzo Marchione straordinario, sede del grazie. Municipio, grazie. Ma subito la domanda a bruciapelo, alle associazioni date l'aiuto giusto, sindaco? Sempre, assolutamente sì, questo è stato il nostro mantra, il mantra di tutti i cupellesi, quello di sostenere tutte le associazioni presenti nel territorio. Cupello, di cui noi ci vantiamo tanto, è un'associazione ricchissima di associazioni, ne abbiamo all'incirca 24, qualcuna insomma, si sta trasformando, qualcun'altra sta crescendo, ma a queste abbiamo sempre dato il supporto che meritano e giustamente siamo al loro fianco. Associazione La Fontana, Paolo Bernabei ci ha detto scambi culturali, tantissimi festival all'estero e soprattutto tante corali straniere sono venute qui a Cupello a trovarvi, a farvi compagnia sotto l'aspetto culturale e artistico. I piccoli borghi, anche un po' quelli dell'entroterra, anche se voi siete vicinissimi alla costa, soffrono e quindi hanno bisogno di questa sorta di sinergia con altri paesi anche dell'estero, oppure il bilancio comunale vi permette di sopravvivere in autonomia, sindaco? Guardi, sorrido perché l'ultima sua affermazione insomma, non è tanto campata in aria. Ecco. Anche se il nostro comune non è proprio nell'entroterra, ma diciamo che a ridosso della costa, Cupello merita di essere conosciuta e quindi noi ci apriamo sempre a tutti, a tutti i turisti, anche perché Cupello è una posizione geografica ottimale. Da Cupello a 360 gradi puoi vedere tutto l'Abruzzo, ma andare anche oltre, dal Gargano fino ai Monti Sibillini, quindi è un luogo dove poter passare delle vacanze straordinarie in estrema tranquillità. Para con la luna negra, hoy la, hoy la.
Noi stiamo vedendo, grazie alla regia di Mario Giacchetta, delle immagini della cittadina, dell'Interland, ovviamente questa corale che attinge anche dai paesi limitrofi per continuare, utilizzando lo stesso termine, a sopravvivere. Il ricambio generazionale è un problema, lo è anche per altre associazioni cupellesi? No, non tantissimo. Diciamo che intorno alla giovane corale, di cui anch'io delle corali, questa è la corale, poi la corale La Fontana, abbiamo anche un'altra corale, ma nei cori in generale i giovani scarseggiano. Io da giovane ci andavo perché mi piaceva, oltre a conoscere il nostro dialetto, perché mi piace cantare, ma mi piaceva scoprire, ecco, altri borghi, altre usanze, le nostre tradizioni. Dobbiamo riavvicinare i ragazzi alle tradizioni e questo, diciamo che grazie alla Coro La Fontana, che fa rete anche con i comuni a noi vicino, insomma, cerca di amalgamare, magari di avvicinare i giovani all'associazione stessa. Sì, credo sia un problema di tutti i piccoli centri, insomma, non solo di Cupello, che ha la fortuna, però l'abbiamo detto con il sindaco Di Florio, di essere davvero vicinissimo alla costa. Diciamo che chi si vuole rigenerare dal caos estivo fa qualche chilometro, viene a Cupello, respira aria buona e si mangia bene, perché l'ho detto in apertura, il carciofo qui fa la differenza. Qualche chilometro, perché poi siamo a 7-8 chilometri, sì, dalla costa. Il carciofo fa la differenza, purtroppo è un frutto, è un'eccellenza di questo paese. Purtroppo, dicevo, dura pochissimo, i primi carciofi li stanno raccogliendo adesso, terminerà la raccolta all'inizio di maggio, però è un prodotto talmente tanto eccellente che è andato a oltre i confini regionali e quindi invito tutti a venire a Cupello ad assaggiarlo. Grazie al sindaco Di Florio, primo cittadino appunto di Cupello. Noi torniamo in sala ad ascoltare altri brani della corale La Fontana e poi sempre qui o altrove, ovviamente in giro per Cupello, per conoscere altri protagonisti e ad ascoltare le loro impressioni. Ci vediamo dopo.